19 ottobre 1913. Nasce a Firenze Vasco Pratolini. Autodidatta, nella Firenze degli anni 30 entra in contatto con artisti e scrittori. Dopo aver collaborato al Bargello e a Letteratura, diretta da Alessandro Bonsanti, Pratolini dà vita nell'agosto del 1938 con Alfonso Gatto a Campo di Marte, la rivista attorno a cui si raccolgono le voci più significative dell'ermetismo italiano. Il nome di Pratolini è legato soprattutto a Metello, il primo romanzo di una trilogia che si sviluppa attraverso un secolo di storia patria. Seguirà Lo Scialo e Allegoria e Derisione. Lo scrittore muore a Roma nel 1991. Incomincerò col dire che io non mi riconosco come un fiorentino di Firenze. Questa definizione, fiorentino di Firenze, così come romano di Roma, ha in sé qualcosa di paesano, qualcosa di municipale che non mi appartiene, comunque non mi riguarda. Intendiamoci, io sono orgoglioso di essere nato a Firenze, di averci vissuto fino verso i 30 anni, di averci avuto le più importanti e fondamentali esperienze della mia vita, di essermi intellettualmente formato a Firenze. Io non ho fatto degli studi regolari, ma i classici sui quali mi sono, mi sono nutrito, da Dante a Boccaccio a Machiavelli, sono dei fiorentini del suburbio, come nel caso di Machiavelli o di Boccaccio. Gli stessi maestri contemporanei, la loro opera e loro stessi, li ho avvicinati, amati e studiati a Firenze, quando addirittura essi stessi, come uno per tutti e il più alto, Aldo Palazzeschi, sono essi stessi fiorentini. Perciò Firenze in questo senso, Firenze come universo, mi capita spesso di dire. D'altra parte, se il 90 o addirittura il 99% del mio lavoro è ambientato a Firenze, ciò è dovuto al fatto che Firenze e la sua gente, Firenze come città, la sua gente come umanità, sono la città e l'umanità che io presumo di conoscere meglio e sulla quale avere un certo quale diritto di giudizio. Io credo che l'arte sia ricerca e che un artista il proprio oro lo trovi nel proprio orto. Naturalmente non zappando alla superficie, ma anzi andando a fondo nella propria terra, fino al centro della terra, fino al centro dell'universo. E quando questo oro si riesce a trovare, quando cioè si tocca la poesia, si è raggiunto probabilmente, anzi sicuramente, una certa verità. Il proprio mondo, e nel mio caso Firenze, diventa universo. Fermo restando che io sto ancora zappando.